nel caffè che ho bevuto su da te. C'è qualche cosa di diverso adesso è me. Se c'è un buongiorno, allora buongiorno particolare perché è il buongiorno del Gambrinus, la nostra ormai consueta rubrica di Mattina 9 che ci immerge nel gusto, nella tradizione del capoluogo partenopeo. Oggi nella fattispecie lo fa con un dolce molto molto particolare, esclusivo proprio del Gran Caffè Gambrinus. Ne parliamo come sempre con la nostra guida e titolare Massimiliano Rosati, che saluto, buongiorno. Buongiorno e buongiorno a tutti. Allora, il Vesuvio. Il Vesuvio. Un dolce che racchiude simbolo. Tutti i dolci partenopei un po'. Sì, il Vesuvio è il dolce del Gambrinus, cioè è il simbolo di tante cose, tante battaglie che ha fatto il Gambrinus, tanti ricordi. È un dolce che viene dal 94, era un momento di fermento particolare per Napoli, ma anche per noi. In quanto era da poco finito il G7 e c'era la voglia di un qualche cosa di nuovo, e allora nasceva il Vesuvio, che originariamente aveva il nome del Vesuvio, del dolce sogno di Napoli, perché era il sogno del Gambrinus recuperato agli antichi fasti di una volta. Un Vesuvio che adesso andiamo a scoprire proprio in maniera manuale con il nostro chef Stefano Avellano, che ci aspetta in cucina con Mariù. Claudio, sì, buongiorno, buongiorno a pubblico, buongiorno al maestro pasticcere Stefano Avellano. Ecco, diceva Claudio, andiamo alla scoperta di un gusto tipico del Gran Caffè Gambrinus, icona, possiamo dire, anche dei dolci, sì, che raccolgono tutti i nostri cittadini, tutti i nostri partenopei. E poi, tra l'altro, anche questo dolce intitolato Vesuvio, sì. Ci rappresenta appieno emblema, no? Sì, sono 3-4 dolci napoletani messi insieme. Allora, che cos'è appunto questo Vesuvio? 3-4 dolci napoletani, tra il babà, la pastiera e la zeppola. Quindi, allora, non so se voi conoscete questo dolce, io lo scopro insieme a te maestro, sì, quest'oggi. Quindi abbiamo l'assemblamento di 3 dolci tipicamente, sì, napoletani. Quindi, c'è il babà, se magari lo possiamo vedere. Sì, eccolo qua. E quindi babà, c'è il babà. Il babà. Dopo il babà poi abbiamo la pastiera. La pastiera tritata, che è tipicamente napoletana, quindi tritata. Sì. Poi abbiamo l'essenza, cioè tra la crema e la marena, che raffigura la zeppola di San Giuseppe. Ah, zeppola di San Giuseppe, però non abbiamo... Il bignè, già sta tutto dentro. Già c'è dentro. Sì, l'ho dovuto tirare prima per guadagnare tempo. E poi, maestro, abbiamo ancora che cosa? La panna? Poi abbiamo la sfogliatella. La sfogliatella? La sfogliatella riccia, che l'emblema tra babà, pastiera, zeppola e sfogliatella riccia. Maestro, un attimo, mi sto perdendo. E poi abbiamo sì, anche la panna? Sì, no, questa è la panna per fare la crema, per fare tutto insieme. Maestro, ma quanto tempo ci vuole per assemblare questo Vesuvio? 5 minuti. 5 minuti? Tutti gli io lo dico sempre, che maestro, gli ingredienti pronti. Stefano Avellano ha le mani come quelle d'oro, no? Un po' come il re Mirra, perché riesce facilmente a realizzare dei dolci sublimi, buonissimi, però diciamolo, solo il Gran Caffè Gambrinus si possono gustare appieno. Intanto... Certo, i tuoi maestro. Intanto noi cominciamo a lavorare. Come non sempre, io lascio la linea a te Claudio con il tuo ospite Massimiliano Rosati e nel frattempo vediamo come si assembla questo Vesuvio. Scopriamolo insieme, ma a te adesso la linea, Claudio. Grazie Mariù, allora io partirei come sempre dalla storia che è importante conoscere per arrivare un po' a comprendere quelle che sono le anche innovazioni che Massimiliano ci sono sempre in ogni dolce che si rispetti. Da dove nasce? Ma partiamo dal presupposto che era un periodo di rinascita per Napoli, era il 94, il post G7 e c'era un grande fermento in città. Il dolce fu un'idea originaria di Mimmo Cordopatri, amico nonché compagno di tante iniziative. Se non sbaglio anche giornalista. Giornalista che all'epoca ebbe questa illuminazione, se vogliamo, perché fece una cosa a dire dei pasticceri dissacrante, perché i pasticceri all'epoca quasi stentavano a dover accettare l'idea di dover dare un'altra forma alla sfogliatella. Certo, perché, molto scientifici, no? Sì, 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 no, il pasticcere sicuramente molto tradizionalisti, molto legati al proprio mestiere. Certo, esatto, quindi quando arrivava l'innovazione, che è arrivata praticamente da qualcuno che non apparteneva al mondo della pasticceria né dell'imprenditoria della pasticceria, dissacrare un dolce come la sfogliatella voleva dire rompere con il passato.
E quindi ovviamente il nome originario era, te l'ho detto, era il dolce sogno di Napoli, il dolce sogno di rivedere il Gambrinus agli antichi fasti, anche per recuperare i saloni, grazie anche ad Amato Laberti abbiamo potuto recuperare. E il dolce voleva essere un rilancio di questa idea. Dopodiché sappiamo bene che il napoletano dà i nomi a modo suo. Diciamo anche con un piccolo così aplomb irriverente che questo è un dolce un po' esclusivo vostro, perché sì, è difficile trovare il Vesuvio in altre pasticcerie, un dolce che comunque contiene tanti sapori anche mescolati ma che nell'assieme rappresentano un gusto tipico partenopeo. Sì, sì, il dolce vuole riprendere tutti i gusti partenopei, perché parte dalla sfoglia della sfogliatella, la struttura interna è costituita dal babà, dopodiché ci sta come guarnizione sia la crema della pastiera, sia la crema pasticcera che ricorda la zippola. Quindi voleva essere l'insieme dei gusti napoletani. A replicarlo non è che ci sono tanti bravi maestri pasticceri a Napoli, quindi lo possono benissimo fare. È ovvio che l'incipit, l'origine del dolce nasce nel Gambrinus, nasce da questa idea e da questa memoria di voler recuperare la storia del Gambrinus. Andiamo proprio a conoscerne la preparazione insieme a Mariù. Grazie Claudio, sì, siamo pronti con la preparazione, perché il primo step è stato realizzato, abbiamo un po' lavorato. Abbiamo fatto il guscio esterno. Il guscio esterno che è di pasta sfoglia, sì, giusto maestro? Abbiamo utilizzato però dei piccoli coni che appunto vanno a rappresentare, sì, il simbolo del Vesuvio. Della stampa del babà, mm-hmm, capovolta, al contrario. Ah ok, quindi la stampa del babà capovolta al contrario, quindi la parte esterna utilizziamo. Giusto. Adesso dobbiamo infornare? Sì, okay, quindi 200 gradi per 20 minuti circa. Quindi cioccolato 200 gradi per 20 minuti circa, inforniamo adesso questo Vesuvio, l'abbiamo detto che è un dolce tipico del Gran Caffè Gambrinus, ci sono vari step di lavorazione e ovviamente l'assemblamento di varie tipologie di dolci napoletani tipici. Noi li abbiamo già cotti. Sì, per una tempistica. Per una tempistica di tempo. Adesso li facciamo raffreddare per poi... Maestro, come facciamo a fare in modo che non si sfaldino tra le nostre mani? Si deve raffreddare. Si deve raffreddare, sì. Perfetto. Dopodiché, che cosa accade? Abbiamo la farcitura. Dobbiamo fare la farcitura interna. Sì. Intanto noi qui abbiamo proprio dei simboli di tanti piccoli vesuvietti, no? Sì, che qui abbiamo, che sono Vesuvio, che poi sono ovviamente decorati, possiamo dire, come se fossero quasi anche dei mini alberi natalizi, no? Adesso ci appropinquiamo a Natale, diciamo che va proprio bene anche per abbellire in maniera dolciaria le nostre case, perché molte volte abbiamo anche, c'è chi ha l'intenzione di abbellire anche i nostri alberi natalizi proprio con delle cioccolatine. Noi possiamo mettere vicino appunto questi mini vesuvietti che possiamo provare a realizzare nelle nostre case. Allora, la farcitura come avviene, maestro? Abbiamo fatto con crema di pastiera, cioè pastiera cotta tritata con un bignè all'interno, poi facciamo crema pasticcera e un po' di panna. Maestro, questo è un po' complicato però da preparare a casa, sì, bisogna avere un po' di abilità, di maestria. Giusto, allora, giusto. Adesso andiamo a fare la farcitura interna. Prendiamo un babà. Vediamo, prendiamo il babà. Lo tagliamo. Togliamo la testa, lo tagliamo metà e metà. Quindi ripercorriamo un po' il Vesuvietto? Sì. Andiamo a mettere la farcitura all'interno. Sì. Lo chiudiamo per poi metterlo all'interno del Vesuvio. Vediamo. Questo passaggio lo possiamo rivedere, maestro, che magari... Sì, poi ne facciamo un altro. Quindi all'interno abbiamo inserito il babà. Il babà. Ne facciamo un altro? Facciamo un altro, poi dopo cedo la linea a Claudio con Massimiliano. Metà che ci raccontano appunto la tradizione tipica del Gran Caffè Gambrinus in merito a questo Vesuvio. Ok, ecco qua, questo va all'interno per poi... Perfetto, pressarlo. Noi continuiamo con la preparazione perché c'è ancora un altro piccolo step da realizzare. Intanto vi ricordo che proprio a Gran Caffè Gambrinus potete gustarvi questo Vesuvio, ma poi se vi affacciate in realtà il Vesuvio lo riuscite a vedere, quindi è una poesia unica ed inenarrabile. A te Claudio. Esiste un aneddoto nella storia del Gambrinus che riguarda qualche anno fa. Un giorno Massimiliano, insieme ovviamente al vostro entourage, avete donato questo dolce all'interno di una località delle nostre parti, insomma una località che adesso non ricordo bene a livello territoriale, però Brusson, se non sbaglio. Era, diciamo il Napoli era in ritiro a Brusson, era il Napoli di Gigi Recanio. Avete donato questi dolci e questo ha determinato un boom clamoroso anche nelle vendite, che è interessante anche rappresentare. Sì, no, in effetti
Il dolce ha riscosso la curiosità di tutti quanti, perché fare un cambiamento così radicale di un dolce così tradizionale portò, era estate tra l'altro, era tipo la seconda metà di agosto, e quindi alla fine il pubblico ha risposto con grande fermento, grande curiosità, e quindi tutti i giorni i pasticceri dovevano continuamente produrre il Vesuvio. Era praticamente diventato, almeno fino a metà settembre, tutti i giorni una richiesta continua. Una pratica che oggi viene rinnovata anche da altri club. Ci sono delle pasticcerie che forniscono, sì, ormai, dolci, ovviamente, di ormai buon auguro, probabilmente anche a Napoli. È una tradizione, insomma, portare un dono alla squadra, proprio per dare anche conforto, insomma, per forma di tifoseria. E quindi ha funzionato, insomma, evidentemente è stato gradito all'epoca e credo che ancora oggi sia gradito. Massimiliano, prima di chiudere, è interessante anche conoscere i gusti non soltanto dei partenopei, come dicevamo in apertura, ma anche dei turisti. Se questo dolce fa breccia nel cuore del turista che viene a visitare Napoli, anche in un momento in cui Napoli vive un grande con grande vigore il turismo, una grande rinascita turistica del centro di Napoli, favorita naturalmente da una serie di eventi e da una serie di sviluppi anche politici, sociali, tutto ciò che poi si riflette bene sul nostro commercio, e questo è importante. Sì, diciamo che partendo da Napoli il turista ritrova Napoli rinata, che è importante perché per noi, per la città e per il commercio. Poi ovviamente i turisti sono curiosi di conoscere le tradizioni culinarie del nostro territorio, ma poi è ovvio che la curiosità va là e dice: ma la tua specialità qual è? È ovvio che la specialità del Gambrinus resta questa, proprio perché era un momento di rinascita sia di Napoli sia del Gambrinus, forse una rinascita dei cuori, dai. Grazie allora Massimiliano Rosati, titolare del Gran Caffè Gambrinus di Napoli, come sempre guida preparata e attenta nel mondo del gusto, tutto in salsa partenopea. Grazie a voi. Mario, a te. Sì, grazie Claudio. Noi qui abbiamo quasi completato l'opera di questo magnifico Vesuvio, simbolo del dolciario del Gran Caffè Gambrinus. Maestro, cosa siamo manca ancora? Abbiamo infarcito questa pasta sfoglia con babà, con pastiera tritata, con dolci vari. Adesso e adesso manca il cosa finale manca? Che riguarda la zeppola, la crema. Ecco qui, quindi incontriamo la zeppola di San Giuseppe, che mangiamo in occasione di San Giuseppe. Quindi c'è questa crema chantilly. Questa è crema pasticcera. Crema pasticcera. Chiedo venia se non conosco bene la tipologia di crema. E le amarene. Sì. E poi la panna. E poi adesso cosa aggiungiamo? Adesso facciamo, andiamo a metterci dopo, anzi lo metterai tu, del colorante rosso alimentare. Sulla panna. Sulla panna. Allora, abbiamo completato. Ne hai fatto solo uno, maestro? No, ne fai tutte e quattro. Vai, uno. Ok, vai. No, maestro. Vicino, vai. L'ultimo tu, maestro, okay. L'ultimo tu. Ok, quindi abbiamo completato con questo colorante alimentare rosso. Giusto. Che dà poi anche un po' l'effetto di Vesuvietto, con quel magma interno che ricorda appunto il fuoco, che è tipico dei nostri napoletani, che hanno quel calore e quella propensione ad essere sempre molto molto solidali, uniti, belli e calienti, diciamo così. Allora, maestro, grazie. Quindi questo Vesuvietto preparatelo a casa, gli ingredienti e la preparazione ve l'abbiamo mostrato. Abbiamo modo di potercelo gustare a Gran Caffè Gambrinus. Abbiamo detto, c'è la possibilità proprio di scorgere, nel momento in cui ci gustiamo questo Vesuvio, proprio lo stesso Vesuvio, tipica poesia del nostro capoluogo partenopeo. Lo vediamo. E noi, maestro, con te ci vediamo ancora la prossima volta. Sì, e c'è già una piccola puntata, abbiamo una piccola anticipazione. Vai. Per voi, che abbiamo deciso di svelarvi, non potremo, ma lo facciamo. E infatti, per eccezione mostriamo quello che faremo poi la prossima volta. Sì, dai, mostriamo. Ok, per la prossima volta prepareremo una piccola cassata tipicamente napoletana, anzi tipica di Gran Caffè Gambrinus. Eccola qui, la vedete, ma solo per un secondo, poi vi spiegheremo la prossima volta di cosa si tratta. Grazie maestro. Buona giornata, grazie a te. Pubblicità, restate con Mattina 9.